allora queste 10.000 lire per sistema ce le dai o non ce le dai? Sentite ragazzi, questo sistema che avete voi di fare il sistema non è che mi convince molto. Mi pare una stronzetta, una cosa da dilettanti, non da grandi giocatori di totocalcio, che è tutta un'altra storia. Mi pare un mezzuccio troppo stupido per opzionare i 13. È sleale, ecco. È sleale, capito? Su 3 anni che giochiamo ogni settimana non abbiamo mai fatto più di 4 sleale. Una volta abbiamo fatto 6. Ma non abbiamo vinto mai. Tendere non nuoce, ragazzi. Ritendere. Ehi, lo scontrino alla cassa. Vabbè. Oh. Signorina Rossena, per cortesia mi segni una mevo. Non mi segni una mera. Ehi, Canosa, sono 5 mesi che continui a segnare. Qual è che te paghi? Ma sei proprio di un'ignoranza abissevole, mi milanesone. Ma che c'è al posto del cervello, lì sotto lo zaffereno? Quelli che segno sono i signori veri, i poveri disgraziati, quelli pagano. Un vero signore passa ogni tanto, ogni 8-9 mesi, e regola il conto. Ah, sì? Hai mai visto l'avvocato Agnelli pagare i contanti? Ah, perché tu adesso saresti l'avvocato Agnelli. Intanto io mi vesto dallo stesso sarto. Questo è cashmere, ignorante. Sì? Ora, visto che è cashmere, sono 140.000 lire che mi devi. E grida. Oh, ce l'avete per abitudine a gridare tutti qua. Perché ci devo dare 20 milioni a questo? Sono 140.000 lire. Sì. Oh. Ho finito gli assegni. Ah, sì? E io ho finito l'amaro. Va bene. Lo scontrino alla cassa. T'ho freghetto, volevo la schedina. Uè, fatti registrare il cervello, panettone, mangia pulanta. Te lo do io l'avvocato Agnelli, te lo do. Walter, me lo fai anche. Due. Ma che sei scemo? Che do il 2 alla Juventus perdendo in casa. Adesso mette da retta un mutuo che oltre ad essere mutuo dimostra di essere deficiente. Due. Fammi fare la schedina, parola, ti prego. Senti, se tu mi dimostri perché devo mettere due, io lo metto, va bene? Ah, beh, lo so che sei breve con le carte, allora. Ok, devo scegliere. Che stai ridendo? Vedi che sei deficiente, ridi da solo, ridi. Fammi fare la schedina. Juventus Catania. Però mi hai messo la pulce nell'orecchio, stracata. Insomma, mi consigli questa variante anomala, tipo acchiappe di varichete, che se facciamo 13, con la cariola ci danno i soldi. C'è la miseria. Due parole, ti voglio dar retta, guarda. Guarda che metto 2, Hai scatteto? Però ricordati, sguattero malefico, che se io per colpa tua perdo il 13, perché la Juventus vince, guarda che io ti stritolo le palle, eh? Già, 2 sono le palle. Tu ce n'hai 2, certo. E io invece... guarda che c'è con gli occhi, eh? Oh, 2 sono... 2. Posso parola? Allora, sei diventato sordo oltre che muto? Lo laviamo, tu poi detto, sì o no? Ehi, forza, Teroni, la ricevitoria chiude, eh! Lillino? Eh? Ma chi sono quelli? Oh, signore benedetto, te l'ho già detto. Dunque, io mi sono condornato di queste strane presenze. Mi sembra quel fatto di Freud. C'ho i Puffetti, Mazinga, col Drake. Ti! E ti, appunto? Ti! Lino! Chi è quella? Madonna, chi sei? Zitta, troia! Calma, ragazzi. Zitto, porco! Che te l'ha detto, porco? Zitta, troia! E me l'ha detto, troia! Anche questo te l'aveva già detto. Zitto, porco! Ecco, pure questo. Disgraziata! Fora dalla camera di mio figlio, né? Ma allora è tua mamma? Ma no, lei è la mia. E lui chi è? È il figlio di mia sorella. È il nipotino del porco. È mio figlio! Sì. E sto maiale, porta le donnacce in camera di mio figlio, va fora da sì! Mi travaglio tutto il dia alla Fiat, a Mirafior, e faccio un chiol parai per te e ti porca giù! Non ti preoccupare, amore, sono dei marocchini, inseriti a Torino, non capisco. Lino, spiegagli chi sono! Sei una baldracca! Ecco, vediamo al bar domani! Pensami! Pensami, perché... Pensami, Lino! Sì. Ma no, voi mancate di civiltà, tu e quel balengo di tuo marito. Era la mia fidanzata, era. Ah, e una la fidanzata la porta in camera di un bambino. Ma perché quando il bambino è in camera sua porta anche i suoi amichetti per giocare, io dico qualche cosa. Quella camera è anche la mia. No, no, in questa casa non c'è niente di tuo, niente, sei ospite. E devi ringraziare, quel santuomo di mio marito devi ringraziare. Ma che santuomo, che quello è uno... Stronzo! Dove hai messo le chiavi della macchina? Quale macchina? La mia, quella che usi tu, la 1.
Ecco, a proposito, questo ti volevo dire. Evidentemente sì. La Fiat, siccome ancora la 1, non è proprio per la quale. La 2 verrà un po' meglio, perché si sente un rumorino. Non è possibile, la Fiat non fa rumorino. C'è un rumorino a semiasso, l'ho portato dal semimeccanico, così. Ti dico che non è possibile. E io ti dico che forse l'hai costruita tu, perché è venuto fuori una stronzetta e l'ho portata al meccanico. Ma hai sentito come mi parla? Ma va che il volè, fa fiù che? Le tutta colpa di Garibaldi. Abissino! Conosco queste cose! Mi fa venire una cosa dentro lo stomaco dall'urcio! Abissino, Congo belga, Arabia Saudita! Io al posto suo già da un pezzo ti avrei sbattuto fuori da questa casa, disgraziato fannullone bugiardo! Ma possibile che non hai un briciolo d'orgoglio? Ah, io? E tu l'hai avuto l'orgoglio quando ti sei sposato con l'ambacione spambanetto che forse starà la catena di montaggio alla Fiat a fare i parafanghi? Ha fatto la faccia come un parafango! Ticchettic, quello sanno fare solamente i piemontesi. C'hanno la nebbia, qua nel cervello, sono offuscati. Va bene, io vivo in casa vostra. Grazie, thank you very much, all you. Però vi ho portato anche un raggio di allegria in questa casa di tristezza che mi sembra un loculo continuo, il cimitero monumentale. Puzza di cadavere, puzza. E io poi lavoro. Sì, l'elettrotecnico delle vongole veraci. Sì, l'elettrotecnico delle vongole veraci, allora. Basta, Lino! Basta, dico io adesso, che c'è la mia dignità. Che sono uno stronzo io, un pupazzo? Prendi Mike e portalo di qua. Porta Mike alla scuola, vai a prendere Mike dalla scuola. Metti Mike a dormire, che poi manco dorme quel disgraziato maladetto di tuo figlio. C'ha sempre l'occhio spalanca e il burro nella vasca da bagno, c'ha. Ma adesso Spartacus, rompe le catene, capito? Io me ne vado da questa casa. Sì, me ne vado. Guarda, mi sputi in faccia da solo se non me ne vado da qua. Tu. Ecco fatto. La parola è parola. Elimina tutta la difesa e batte Tancredi con un secco tiro alla sua terra. Ripetiamo, all'Olimpico, Roma 2, Sampdoria 1. Dallo studio centrale, a 4 minuti dalla fine, un breve riepilogo dai campi della Serie A. Avellino-Torino 0-0, il Milan vince a Genova 2-0, Napoli-Pisa 1-0, Verona-Ascoli 0-1. Calma ragazzi, qua. Roma-Sampdoria 2-1. E la Lazio 5. Vince 1-0 al Meazza con l'Inter linea Milano. Scemo! Mancano circa 3 minuti alla fine, i nerazzurri ripartono. Guarda mai Corino che un giorno o l'altro ti do una bottigliata di amaro qua, a tracolla te la do. Hai capito? La devi finire con questi caccamarini tutto il giorno sulla capa mia. Metti in testa tuo padre. No, mio padre ce l'ha i capelli. Guarda che gli racconto tutte le fregnacce che hai fatto e sono mazzette, eh? E io ci dico che hai telefonato in Puglia in teleselezione e sono bastonate, eh? Va bene, allora io non dico niente, così siamo pari, la facciamo finita, eh? Certo bene. Che hai preso proprio tutto da tuo padre, che è nostro parente, no? Non è mica mio cognato. Sì. Vai a giocare. A circa 3 minuti dal termine, ecco un. Lo vuoi qualche biscotto? Portecci tua. In schedina. Juventus-Catania 1-0. Atalanta-Cesena 1-2. Ecco. Catanzaro-Cavese 0-0. Lecce-Pescara 2-0, Bologna-Treviso 0-1 e infine la Salernitana vince a Reggio Calabria 3-1. A te, Strecchetti, sto facendo 11, non me ne sono accorto! Attenzione, tu qui vedi, ancora così rimango, dove la Sampdoria è in attacco con Fiorentina Udinese. Io ci ho messo X. La Fiorentina perde in gas 2-1, ma non va niente. E poi Juventus-Catania. Porca puttana, per dar retta a quel disgraziato di parole ci vado a mettere questa anomala fissa, 2. Come fa la Juventus a perdere in gas? Vince già 1-0, vince. Se mi perde il 12 per colpa di parola. Attenzione Olimpico, qui Firenze, dove è stato concesso un calcio di rigore alla Fiorentina per atterramento nettissimo di Bertone in finale. Calcio di rigore alla Fiorentina, calcio di rigore alla Fiorentina. Madonna benedetta della ripalta di Cerignola. Fai segnare il gol ai Viola. C'è un po' di confusione, l'arbitro, ecco, tira fuori il cartellino e in questo momento ammonisce il capitano dei bianconeri Causio. Guarda che dispezzo. Va a sistemare il dispezzo e rischi io dispezzo. Vai fuori. Via. Ancora allo studio a Torino, il Catania ha pareggiato con la Juventus con uno spettacolo di Cantarutti. Bene, riprendo la linea mentre Antonioni sta per battere il calcio di rigore. Gli animi si sono finalmente placati, sugli spalti c'è silenzio. C'è ancora una protesta, vediamo di Edigno che sta discutendo animatamente con il guardarini. Ci siamo. Antonioni prende la rincorsa, tiro, respinge il portiere Brini, palo. Antonioni è lestissimo, recupera rete, ha segnato Antonioni. Rete. La palla si è inzaccata sulla Rodic, destra del portiere. Sto facendo Rodic. Rete per la Madonna dell'Alto Mare che mi aiuta. Mannaggia la miseria, se non devo perdere la Juventus, poteva anche scapparci un 13. Ma non va niente, non va niente lo stesso. Dove c'è gusto, non c'è perdenza. Chi si contenta con? Io sto godendo. Se ci scappa un 12 buono. Speriamo che non succeda niente in zona Cesarini. Se no sono Chezzi Ameri. Ameri, c'è Ameri. Ziolino, mi scappa la cacca. Vada qua dentro. Ziolino, di che sesso sono le tartarughe? Che hai detto? Non ho ferreto.
Di che sesso sono le tartarughe? Ma che ne so, io non c'hanno sesso, sono ricchioni, va bene! Ah! Zio Lino, un'altra volta. Ho fame! Bello di zio! E ci si avvia alle piccole trotto. Vieni con me, vieni, lascia questa partita che abbiamo diventata bellissima. Quando manca la fine? Un minuto grazie. Circa al termine dell'incontro. Tu. È terminata la partita anche all'Olimpico. Roma batte Sampdoria 2-1. Sì, a Firenze è finita la partita. Fiorentina-Udinese 2-2. Rieleva più! Ho fatto 12, non può essere, ho fatto 12, non ci credo, 12, non ci credo nessuno, ho fatto 12, no? Giuari! Falcao! Sciacre! Pratini! Perde la Juventus. Il parte 13. 13! Ho fatto 13! Che bello, sono più bello. Quando uno è ricco diventa bello improvvisamente. Sono ricco, c'ho tutto. Posso fare quello che voglio, mi pettino. Pettino con lo spazzolino, con la pettinessa mi pulisco i denti. Faccio vedere io, brutto stronzo. Te rubo, mamma mia, sapù. Io me lo mangio, che me ne frega a me. Me lo mangio. Buono saputo. Ma 13, beh, non può essere un errore. 13, bello. Sono miliardario. Signor Lino, buongiorno. Commendatore, cavaliere. E come? Vuoi 50 milioni di mangia? 100 milioni, 200 milioni di mangia. Grazie, grazie tanto. Arrivederci, commendatore. Devi morire! Ma è chiuso. E guarda che stavolta non cambio idea, neanche se mi dici che sei stato tu a fare 13. Tota, un caffè corretto. Mm. Come non è? 800. Che? Ecco, il signore mi pare che abbia qualcosa da dire. Nicola. Che c'è? Ma dunque io gioco la mia questo bar la schiena da 2 anni. Vuoi andare a pescare? Vai. Non è lei? Magari fossi io. Ma io ho la sensazione che la schedina è stata giocata da un giocatore di base. No, Ferretto, che vuoi? Come vedete, il parte non sport di mare, di passi di carabinieri. Ma quale passa e passa? Qui 13 l'ha fatto cliente, una due. Il 2 che mi hai consigliato. Grazie, dopo ti offro un caffè e un nuovo sole. Per favore, Val, per favore, fallo per noi due. Con quello avevo. Te lo ricordi o no? Signori, allora, per cortesia, vedi di smammare, Ma però adesso devi concentrarti. Ma che? Se pare così c'è qualcosa. Prego. No, che deve parlare? È muto, non può parlare. Vieni, scusate. Mi lascia perdere. Mi devi spacciare. Beh, io ho messo i 2 che ha detto tu della Juventus, però mi convinto. Che vuoi da me? Ti ricordi tutto. Ma io non ho fatto 13. Se ti arrabbi, parli. E come cazzo fai a parlare se sei muto? E sei anche deficiente? Parola. Vieni qua. Parola. Trattiamo. Io sono un tuo amico. Ma veramente?